centro storico di Lecce è ricco di curiosità che rimandano indirettamente e spesso direttamente alla memoria della presenza ebraica in città, una presenza antichissima documentata per la fase più antica già dall'epoca romana, ma di questa presenza più antica non è rimasto praticamente traccia. Invece sono rimaste alcune tracce della presenza ebraica in età medievale e all'interno di questo cortile ci sono ancora tracce in un contesto molto rinnovato, totalmente alterato dalle trasformazioni che la città subì in età tardo-rinascimentale e barocca. All'interno di questo edificio è stato allestito dal 2016 un museo che vuole sottolineare l'importanza del ruolo della comunità ebraica a Lecce dalla fine del Medioevo alla prima età moderna. Enze Kiim Betel. Questa iscrizione, che significa questa non è altro che la casa di Dio, è tratta da un celebre versetto di Genesi 28 in cui Giacobbe dichiara la propria meraviglia dopo il sogno della scala che congiunge il cielo alla terra. È l'unico elemento superstite della comunità ebraica leccese del XV secolo. Per scoprire le tracce della comunità ebraica di Lecce in età medievale dobbiamo ricercare dei luoghi che non siano stati modificati dalla trasformazione profonda che si verificò soprattutto a partire dal 1500. E per questo ci dobbiamo spostare nelle immediate vicinanze del centro storico di Lecce. In questo caso abbiamo una torre medievale, la Torre di Belloluogo, che fu a lungo residenza della famiglia di Brienne, la famiglia dominante a Lecce nella tarda età medievale. Nella cappella della torre Maria Daniel fece eseguire un ciclo di dipinti rappresentanti storie di Santa Maria Maddalena. In questo dipinto particolarmente abbiamo una scena che rappresenta la partenza di Maria Maddalena dalla Terra Santa, e qui vediamo una città rappresentata in maniera idealizzata, una città sul mare che presenta le caratteristiche di una città pugliese dell'epoca, in cui troviamo le mura, troviamo delle case, ovviamente una piazza in cui si svolgono le principali attività quotidiane. E nella piazza vediamo, per dare un tocco esotico alla scena, dei personaggi con un copricapo in forma di turbante e altri personaggi che hanno evidentemente degli scialli di preghiera ebraici. È uno dei rari casi di dipinti in terra salentina che rappresentano ebrei con fattezze non snaturate o non connotate negativamente come in altri cicli cristologici di altre chiese della zona. È una traccia molto importante della presenza ebraica che doveva essere rilevante all'epoca dell'esecuzione dell'affresco ed è una tappa molto importante dei nostri itinerari ebraici a Lecce.